narra di Cristo. È uscita della giovanotti ed è giova veramente, le sta addosso, è bella se. Allora c'ha giova della giovanotti a 16 canzoni. A giovo pure a venire a vedere noi, che dovete ridere, voi dovete venire o un quattro agosto alla Fumara, oppure un 7 e un 8 agosto a Castiglio, all'interno di Castiglio, andò per lì il film, dietro lì, che state scattate. Però il 3, prima ai Giardini del Castello, nell'anfiteatro, già piazzale di Francesco Salerno, saranno con noi i Cuca Attori, non mancate. Volevo presentare gli amici, certo, dai, perché qua dai, ci sono, oltre il grande Gino D'Ascanio, ciao, lui è Fru, il grande Alessandro Cavaliere, il grande, ciao, Nico Cavaliere, ciao, Dana Ceci. Angela Montalbano, Bruno Pastore. Allora, bello, scusami, lei sarà mia suocera. Lui è Giancarlo, il manager, l'ottimizzatore, colui che ci toglie tutta la burocrazia. Lui, Nicola Cavaliere, oltre ad essere il dottore in Cina, è colui che ha scritto di penna la commedia. Lei sarà Deborah con l'H, direttamente da Roma, la sua fidanzata di Bruno Pastore, mio figlio Lello, e lei è mia moglie, Angela Montalbano. Mia suocera! Questa signora l'abbiamo rubata dal Mudù. La conosco, è una grandissima. Grazie. Qua bravissima. Abbiamo questa ragazza che fa da 9 anni laboratori teatrali. Ragazzi, se volete crederci, venite, che ci sbiascichiamo da amici. Quanti amici che ce l'hanno in diretta. Grazie. Ragazzi, ciao, che dire, loro vi aspettano il 4 alla Fiumara e il 7 e l'8 al Castello. Però alle 10:30 noi saremo ai Giardini del Castello Francesco Salerno per uno spezzone di questa nostra commedia. Grazie a Lello, a Enzo, e grazie a Barletta e a Vesta. E digli quando? Il 3 agosto. Ah, okay. Ospiti di Lello e di tutta la grazie. Ragazzi, tutti insieme. Barletta e a Vesta. Bellissima. Ciao a tutti e grazie. Ciao.